Questa giornata è stata celebrata per la prima volta in Francia, a Parigi, sul Sagrato dei Diritti Umani, Piazza del Trocadero, dove è stata firmata nel 1948 la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. E su quel sagrato, nell'87, il fondatore del nostro movimento, padre Joseph Brzezinski, ha voluto inaugurare una lapide in ricordo, in onore delle vittime della miseria, perché le vittime della miseria sono spesso dimenticate. Non si parla più di loro, sono morti e poi sono dimenticati da tutti. E lui voleva che quel ricordo delle vittime della miseria rimane e sia anche una fonte di impegno per tutti. Quest'anno abbiamo scelto la tematica della discriminazione, perché le persone escluse, povere, sono anche delle persone discriminate nella società. Chi finisce in disgrazia, in miseria, è considerato come una sorta di tributo dovuto al benessere di tutti quanti gli altri. Secondo noi invece è importante anche rendersi conto che non sono persone disadattate quelle che finiscono in disgrazia, ma può capitare ad ognuno di noi. Basta una malattia grave, basta una separazione, a volte la perdita del lavoro, e persone che avevano magari una casa e una vita normale finiscono in una situazione di miseria. Considerata questa situazione, non possiamo che denunciarla con sdegno, perché non si può rimanere indifferenti, perché anche se ci sono cifre che sono allarmanti, noi vogliamo rimanere umani. Su questo sagrato hanno reso omaggio alle vittime della fame, dell'ignoranza e della violenza. Hanno sostenuto di essere convinti che la miseria non è fatale. Hanno proclamato la loro solidarietà con coloro che in tutto il mondo lottano per distruggerla. Laddove gli uomini sono condannati a vivere nella miseria, i diritti dell'uomo sono violati. Unirsi per farli rispettare è un dovere sacro. Padre Joseph Brzezinski, Parigi, 17 ottobre 1987. Mai più discriminazione, esclusione, oppressioni, disprezzo dei poveri e degli ultimi. Giovanni Paolo II, Roma, 12 marzo 2000. Per definire meglio la miseria, che si distingue dalla povertà, perché sono veramente i più poveri quelli di cui ci occupiamo oggi e che commemoriamo su questa lapide, sentiamo le parole di padre Joseph. È intollerabile di essere trattati anche dai propri vicini come un uomo senza dignità. Ci considerano come dei meno che niente. Non siamo dei cani per essere insultati in tal modo. La differenza tra povertà e miseria è tutta qui. L'uomo miserabile è in una situazione insopportabile, considerato di scarsissimo conto o anche peggio, un essere nefasto che non sarebbe mai dovuto nascere. Dare, donare, fare, aiutare, sono parole sempre più rare, sono parole che fanno bene al cuore, sono parole che parlano d'amore. Donando anche solo un sorriso, illuminerete un malinconico viso. Vi sentirete naturalmente felici e li farete ancora più amici. Dare, donare, fare, aiutare ed amare per voi che mi state ad ascoltare. Before I do, 'cause I'm gonna trouble the world.